tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Viva lo Sport. Per chi non ci avesse visto per la prima puntata, gravissimo errore. Questa è una trasmissione fatta dalla WISP per gli sport giovanili. Conduce la mia compagna di avventure e ormai collega presentatrice Naika Gneddu. E ormai mio collega quasi presentatore Francesco Perna. Passiamo con piacere ai nostri ospiti, che ringraziamo di essere venuti. Il karateka Petra, la ginnasta Maika e la nuotatrice Vittoria Azzurro. Ok, incominciamo subito con le domande. Allora, Petra, karate, che cosa vuol dire? Mano vuota, cioè la via della mano vuota, cioè senza armi. Maika, come conoscete questo sport? Grazie a varie amiche. Mentre Vittoria Azzurra, tutti parlano del nuoto come uno degli sport più completi, è veramente così? Sì, perché ci sono diversi stili che ti migliorano in diverse cose. Un'altra domanda a Petra, ma da dove ha origine questo sport? In Giappone è creato da Funakoshi. Maika, vorrei farti un'altra domanda, potrei sbagliarmi, ma mi confermi che è uno sport prevalentemente femminile? Sì, ma da quest'anno ha inizio anche il maschile. Ma un'altra domanda, voi che attrezzatura usate per lo più? Gli attrezzi della ginnastica ritmica sono la fune, il cerchio, la palla, le clavette e il nastro. Ok, Vittoria, ma qual è lo stile in cui ti senti maggiormente a tuo agio? Farfalla. So che ci sono diversi stili nel nuoto, sì. Tu ora hai citato soltanto uno di questi, gli altri quali sono? Rana, dorso e stile. Allora, Petra, fate delle gare? Sì. Che tipo di gare? Di gare quando si fanno i kata, cioè delle presentazioni di mosse che tu sai fare. Maika, invece, che tipo di gare ci sono per la ginnastica ritmica? Gare. Se non sai esprimerti, esprimiti come vuoi. Ci sono gare nazionali, regionali ed interregionali. E come sono, diciamo, fatte queste gare? C'è una pedana dove noi entriamo, facciamo il saluto e ci mettiamo nella nostra posa iniziale. E davanti a noi ci sono dei giudici che appena parte la musica noi cominciamo e cominciano a giudicarci l'esecuzione e le difficoltà e come facciamo tutto. Ok. Petra, da quanti anni che ti alleni, che fai questo sport? 3 anni. Mentre Vittoria Azzurra, chi è il tuo allenatore? Rocco. Oh. E qual è la tua società? SGT Sport di San Giovanni Teatino. Ok. Vittoria, vorrei farti una domanda. Dove ti alleni? A San Giovanni Teatino. Ok. Qual è il nuotatore a cui ti ispiri di più? Federica Pellegrini. L'hai mai incontrata? No. Invece tu, Maika, a quale atleta ti ispiri? A Vittoria Mazzurro. La stessa cosa per te, Petra, qual è? Non proprio uno preciso, però mi è piaciuto molto il film Karate Kid, che parlava del karate. Quindi non una persona, ma più un film ti ispiri, capito? Sì. Mentre Maika, uno sport individuale o squadre la ginnastica ritmica? In tutti e due. Puoi farlo tutto il primo. In che senso a squadre? A squadre in gruppi, con delle tipo con delle nostre amiche. Ah, ok, quindi andate a ritmo insieme, in poche parole. Sì. Okay. Ok. Vittoria, ma è uno sport faticoso? Sì. Molto? Dipende dagli esercizi. Quante ore al giorno ti alleni? Alcuni giorni un'ora e altri un'ora e mezza. Mm-hmm. Ti è mai capitato di dare una panciata?
Sì, all'inizio. Petra, invece, il karate, sai contare fino a 10 in giapponese? Sì. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, achi, gu e giù. Molto brava. Grazie. Potremmo iniziare a fare iniziare a sapere il giapponese. Magari. Petra, quali sono le prime cose che si imparano appena arrivati? Saluto è la cosa principale, che si fa mano sui fianchi e i talloni uniti. Okay. Poi si guarda fisso davanti e si china la testa. Maika, cosa ti è piaciuto quando hai iniziato a fare ginnastica? Beh, diciamo un po' tutto. E quali attrezzi usi? Io uso la palla e il cerchio. E cosa ti piace di più? La palla. Mentre Vittoria Azzurra, come ti sei avvicinata a questo sport? Chi te l'ha fatto conoscere? Ho iniziato nuotando al mare, ho fatto diversi tentativi e al terzo mi è iniziata a piacere. Molte volte lo lasciavi pure, sì. Il nuoto. Ah, ok. E invece tu, Petra, come hai iniziato a fare karate? Da mio fratello, che lo praticava da molto più tempo di me, e quindi mi è piaciuto molto cosa faceva, con chi lo faceva. E qual è la tua cintura? La mia è la gialla, che è la seconda. Ah. È la superiore. Ok. Gialla superiore. Questo sport è più da maschi o più da femmine? In realtà tutti pensano che è da maschi, ma in realtà è una bugia, perché tutti quanti possono andarci. Infatti ho molte compagne che fanno karate. Per iniziare, quanti anni puoi iniziare? 4-5 anni. Di tempo? 4-5 anni. Abbiamo molti bambini piccoli che si allenano con noi. Ok. Ci sono alcune regole da rispettare nel karate? Sì, il rispetto, l'autocontrollo e altro. Invece quali regole ci sono nella ginnastica? Soprattutto il rispetto e poi... Il rispetto. E nel nuoto invece? Il rispetto. Certo. Sì. Okay. In ogni sport c'è il rispetto. E anche il divertimento. Divertimento? Perché ti deve piacere uno sport. Se no è un po' inutile farlo. Poi, Azzurra, Vittoria Azzurra, invece ti piace più saltare dalla pedana oppure c'è un altro punto da dove saltare, diciamo, per tuffarsi? Dal blocco. Ti piace dalla pedana o dal blocco di più? Dal blocco. Ok. Ti trovi bene con la tua squadra, Petra? Sì. Invece tu, Maika? Sì, benissimo. Ok, Vittoria Azzurra, invece, voi com'è la vostra routine di allenamento più o meno? Che fate? Mi buttate in acqua e nuotate oppure prima fate qualche allenamento? Facciamo un po' di riscaldamento, resistenza, velocità e... Ok. Azzurra, tu questo sport lo consiglieresti a un amico o un'amica? Sì. Perché? Perché ti migliora diverse cose e ti diverti. Invece tu, Petra, lo consiglieresti a un amico e dimmi perché? Sì. Perché ti aiuta a difenderti, soprattutto quando hai... ti può aiutare molto con la difesa. Infatti credo, ho sentito che il karate è uno sport, è un'arte che si usa soprattutto per la difesa e non per l'attacco, è così? No, sì, hai ragione, perché per l'attacco non lo usa, perché la via della sincerità è... migliorare il carattere è meglio per la difesa, non è per l'attacco, perché non è uno sport violento. Come dici tu, questo sport è sia per difesa che anche per uno spirito sia per difesa e attacco, migliorare il carattere. Okay. Mentre Maika, tu consiglieresti questo sport a un'amica o un amico? E dici perché? Perché è molto bello e poi ti aiuta anche a fare molte altre cose. Tipo? Nella ginnastica ritmica non si pratica, cioè
La ginnastica ritmica è una delle grandi cose che è dentro la ginnastica. Ok. E quali sono i tuoi risultati in questo sport? E partendo dal 2017, che sono campionessa nazionale WISP, e a dicembre siamo arrivate vice campioni nella categoria Serie C insieme alle mie amiche Francesca Bellicano e Lorenza Tontini. E quest'anno abbiamo fatto la settimana scorsa la prima prova regionale di WISP, che sono campionessa regionale, e si terrà la prossima il 14 aprile a Cepagat. Maika, ma qual è la differenza tra ginnastica artistica e ginnastica ritmica? Nella ginnastica ritmica si praticano degli attrezzi vari, e anche nella ginnastica artistica, poi nella ginnastica ritmica non si fanno tutte quelle cose acrobatiche. Ah, quindi non diventate snodate? Come... No, nella ginnastica ritmica si è più sciolte. Ok. Mentre Vittoria Azzurra, hai mai vinto qualche premio in una delle tue gare? Sì. E qual è stata la gara che ti è piaciuta di più? Quella che si è tenuta a Cervia, che perché siamo andati col pullman e il giorno dopo siamo andati a Mirabilandia. La stessa domanda a te, Petra. Mi è piaciuta molto la gara che si è svolta a Lanciano, perché poi ci siamo andati a prendere un gelato. E ne hai vinta qualcuno? Sì, ho fatto la prima d'oro, la medaglia per il kata singolo. Ok. Quindi si può fare anche in gruppo oppure solo uno sport singolo? No, perché anche mio fratello l'ha fatto con un suo amico insieme, però devi essere ben coordinato con l'altro. Allora, Vittoria, qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare come Federica Pellegrini. Una nuotatrice molto famosa. Un'altra cosa, hai mai fatto una staffetta? Sì. Quante? Una ogni gara. Ok, ne hai mai vinte una? Sì, abbiamo fatto primi e all'ultima gara abbiamo fatto primi, ma siamo stati squalificati. Peccato. Mentre Maika, qual è il tuo sogno nel cassetto? Beh, sicuramente di migliorarmi crescendo, di migliorarmi molte volte, e poi il sogno penso di qualsiasi ginnasta arrivare alle Olimpiadi. Se arriveresti sicuro. Petra, la stessa domanda. Che mi sono ispirata a Karate Kid perché mi è piaciuto molto il film, che quel ragazzo era preso in giro, faceva botte con l'altro. Ah, quindi è per lo più per il tuo sogno è quello di cercare di difendere gli altri per lo più? Sì, di difendersi, di aiutare gli altri quando sono in difficoltà e di diventare brava a migliorarmi. Ok, Naike, ti devo dire che a malincuore questa puntata è finita. Mi dispiace anche a me, Francesco. Ringraziamo i nostri ospiti per questa puntata. Grazie a voi per l'invito. E salutiamo anche tutti i telespettatori che hanno, parlato per un po', per un qualche minuto con noi. Per chi volesse rivedere la nostra trasmissione, verrà in onda replicata domenica alle ore 11.30, lunedì alle 17.30. E poi verrà fatta la terza puntata giovedì prossimo, sempre alle 8.30. Vi ringraziamo della visione e spero vi siate divertiti. Arrivederci.